Margherita La Torre e Mauro Bolognesi, voi ci dovete spiegare questa iniziativa bellissima. I ragazzi dell'associazione La Casa Rossa, e poi lui ve ne parlerà più di me, hanno voluto ricreare un'antichissima festa che si faceva qui in questo territorio, proprio qui a San Lorenzo. Una festa antichissima dove i fasanesi venivano a piedi dalla città. Dice, tu rappresenti l'associazione. È un gruppo di amici che ha avuto questa iniziativa, secondo noi abbastanza interessante. E stasera è la prima serata che noi organizziamo da soli. Abbiamo fatto una prima serata in concomitanza col comune, quindi con Margherita. Stasera nasce questa nostra iniziativa e speriamo che il tutto prosegua anche in altre nostre serate. Questo particolare pregio di avere un'alta gastronomia, ci sono le caratteristiche nocelle, le mandorle, il confetto riccio che è un presidio slow food, ci sarà il pomodoro della regina, altro presidio slow food, quindi una serata legata alla tradizione. Un famiero. Visto questa tenda? Sì. Queste sono tende mongole, Ger si chiamano, vero? Sì, casa per i mongoli è la Ger. E che danno la possibilità ai nomadi di stare a tutte le temperature, vero? Sì. Senti, ma se io voglio comprare questa tenda, sì, dove devo andare? Devi avere i soldi innanzitutto. Sì, va. Costa pochissimo rispetto a qualunque altra casa, ma almeno quelli bisognerebbe avere. E sono interessato, se voglio, dove devo andare? www.corpinomadi.it. E trovo Marilina Gulletta, sì, che è l'artista che produce questa tenda. Sì, con i nomadi in Mongolia. La differenza, con gli altri che cercano pure di vendere questo, qual è? È che tu le costruisci lì, sì, vero? Non solo costruisco, lavoro con gli artigiani da tanti anni e cerchiamo di difendere quest'arte, perché chiaramente gli artigiani che realizzano le guerre in Mongolia sono come i nostri trullari alla fine. Che sono i trullari? I nostri trullari. Ah, trullari. Cioè sono, chiaramente, siccome sono protette anche dall'UNESCO queste strutture, il patrimonio dell'umanità, quindi stanno per estinguersi, perché ovviamente il ritmo occidentale sta invadendo anche la Mongolia, e quindi questo è un progetto che difende la sopravvivenza di quest'arte. Quindi io lavoro con loro, progetto, disegno, e loro però realizzano secondo ovviamente tutte le tecniche tradizionali. Senti Marilino, ma tu le vendi a uno queste tende? Purtroppo sì, perché in realtà diciamo che l'obiettivo è quello di creare un villaggio che vorrebbe essere il primo ecovillaggio in Puglia. Magari anche con le tende in comune. In realtà molti dei miei clienti ora stanno creando dei micromondi, anche inventandosi un po' il loro lavoro a volte in queste strutture, però diciamo la vocazione commerciale non era proprio però è quello che mi ha consentito di andare avanti con la ricerca, con la produzione, eccetera. Ora appunto ci facciamo ospitare da vari contenitori che potrebbero appunto riuscire a creare un co-housing
cioè un esperimento di condivisione di spazi naturali dove accanto a dei volumi, diciamo, pugliesi, con la loro storia, la loro bellezza, si possa anche sperimentare, ecco, un modo di vivere più leggero. La cosa che ci interessa è mettere insieme delle esperienze di vita. Quindi non solo per i campeggi, per il turismo, ma anche per esempio per gli anziani, per i disabili, per i single come me. Si fa una guardiania e si fa un villaggio. Eh sì, certamente. Questa, co-housing. Questa è l'idea, è chiaro, dobbiamo superare tante ostacoli, non solo di tipo burocratico soprattutto, ma anche, diciamo, che stiamo arrivando lentamente a questa consapevolezza, ecco, di creare degli spazi diversi dalla famiglia tradizionale che non c'è più. Soprattutto non creando il villaggio dei singoli, il villaggio, e soprattutto non solo il villaggio turistico, ecco, non solo business, ma delle nuove famiglie che mettano insieme tutto ciò che è necessario ad una società, dal bambino all'anziano, ecco, creare questo, ma ovviamente non solo con le tende e le GER sono alcune delle architetture che proponiamo perché sono assolutamente innocue per il territorio, nuovi modelli di sopravvivenza.